Vabbè, avevo finito, avevo semplicemente cercato di restringere un po' il campo delle nostre applicazioni. Certo. Volevo sapere se, diciamo, la vostra necessità è anche quella di conoscere banche dati che possono implementare il sistema, nel senso che, poiché, diciamo, per esempio, io per ARPA Campania so che abbiamo alcune informazioni sul territorio che potrebbero essere utili da gestire all'interno del progetto. Ovviamente non posso parlare, diciamo, direttamente per ARPA, bisognerà parlare col commissario. Però ci sono alcune informazioni che magari invece potrebbero essere importanti. Per esempio, io vedo che sulla valutazione di impatto ambientale non è che forse sono disponibili molti dati ad oggi. In ARPA Campania esiste una banca dati con tutti i decreti di valutazione di impatto ambientale che sono stati emessi dal 2014 ad oggi. E quindi magari potrebbe anche essere utile avere quelle informazioni. Oppure ci sono alcuni progetti che hanno avuto una valutazione di impatto ambientale che nelle prescrizioni hanno avuto gli è stato imposto di fare un monitoraggio in continuo di alcune matrici. Magari sapere quali sono quelle attività produttive che hanno questo sistema potrebbe anche essere utile da inserire all'interno del progetto. Sì, grazie. Io sarei per avere delle interazioni così, se fosse possibile, per chiarire subito. La cosa da chiarire è che il nostro sistema non deve, non può, non vuole andare assolutamente a sovrapporsi ad alcuno, cioè ognuna delle vostre istituzioni, ai propri WebGIS, i propri sistemi, eccetera. Noi stiamo facendo una cosa diversa, quindi diciamo noi dobbiamo essere selettivi sui dati per onorare quei 15 tool, punto. Quindi non è. Anzi, siamo molto restrittivi nella scelta dei dati. Noi siamo aperti a tutti i dati, quindi sicuramente poi ci sentiamo. C'è una persona di noi che però non è qui presente, che appunto è lui il focal point sulle banche dati. Però l'idea è non popolare di tutto, perché nelle banche dati c'è una verità anche da dirci, che ci stanno tanti dati che semmai ti vanno anche a peggiorare le performance di alcuni modelli, non tutti i dati, cioè un po' l'abilità nostra deve essere quella di analizzare il dato, capirne potenzialità, dove lo puoi usare, dove non, e cercare di tenere quanto più basso possibile l'errore della stima di qualunque cosa fai. Quindi questo è giusto per dire un po' la filosofia sottesa. Detto questo, sicuramente rimaniamo in contatto e vediamo, insomma, sulla regione Campania in particolare. Sì, io volevo un attimo soffermarmi appunto, cercando un po' di rispondere anche a quest'altro serie di domande sulla parte socio-economica che è stata citata, giusto appunto. E anche nell'ottica di seguire un po' l'intervento che mi ha preceduto, se nel caso mai fosse necessario, vi chiederei di consigliare anche la rete RICA, che molti di voi conoscono per ragioni tecniche, che comunque può essere e potrebbe essere un supporto alla vostra fase di analisi, diciamo sicuramente un approccio anche come dire, io uso questo gesto col tool, diciamo, a sincronizzare gli strumenti, no? In qualche modo, quindi diciamo, è una possibilità. L'altra sono stati citati gli interventi sulle politiche invece appunto relative alla PAC, che sicuramente terrete in considerazione nello sviluppo, anche diciamo che sono un po' il cappello anche di tutto lo sviluppo dei sistemi. E poi un'altra questione sempre che ha a che fare un po' con quali modelli di analisi e valutazione. Ovviamente voi ci avete raccontato il progetto ha degli strumenti chiari, altrimenti non sarebbe stato finanziato, però ci sono, non però, aggiungo che ci sono anche degli strumenti, come quelli econometrici, per esempio la disponibilità ad adottare certi sistemi di consulenza all'irrigazione, che da un precedente lavoro, che poi è anche stato diciamo, un dottorato di fatto, con anche Guido, eccetera, sulla disponibilità a pagare per certi sistemi di consulenza, in questo caso l'irrigazione, potrebbero forse. Dico, in misura, diciamo, come dire, indicativa, nel senso che potrebbero essere scelte delle aree a livello nazionale, queste
questo tipo di strumenti si alimenta con dei questionari, quindi si tratterebbe di individuare degli stakeholder, una misura statisticamente robusta per poi avere dei dati ragionevoli, però potrebbero contribuire sicuramente, diciamo, con un costo in termini nella durata del progetto, con un costo forse ridotto, diciamo in termini non economico, in termini di impegno, a dare un contributo al progetto anche se non è previsto. Quindi questo potrebbe essere un esercizio che si potrebbe pensare di mettere in piedi e aiutarvi in questa considerazione socio-economica. Grazie per Rica, in realtà siamo in relazione con voi del CREA per poterli avere, quindi diciamo è chiaro che sono dati campionari, quindi non hanno quella copertura globale, però sono gli unici dati che hanno un bilancio aziendale, quindi chiaramente per quanto pochi rispetto alle esigenze di mappature di un qualunque entità territoriale eccetera, però noi cercheremo di usarlo, quindi abbiamo avviato la lunga procedura per riuscire ad avere i vostri dati. Per quello che riguarda la disponibilità a pagare, la disponibilità anche a lavorare insieme, assolutamente sì, e quindi grazie. Dunque noi nella prima fase dei lavori abbiamo fatto fare dei questionari, no? Abbiamo affrontato con molti all'interno, diciamo, del gruppo, abbiamo intervistato stakeholder o policy maker, sia a livello, diciamo, nazionale, regionale, nelle varie realtà dove erano previsti appunto dalle aree pilota. La prima parte della discussione, abbiamo sentito delle cose abbastanza, insomma, che si dicono un po' su tutti i tavoli, no? La frammentazione delle competenze. Come leggete nel titolo del progetto, si parla di implementazione di politiche. Ovviamente si parla di agricoltura e ambiente, però poi alla fine è trasversale, territorio in generale. Quello che abbiamo scoperto, diciamo, intervistando le persone, è che spesso andavano indirizzate, nel senso anche qui dovete immaginare che i nostri tool vogliono, o i tool che il progetto intende sviluppare, vogliono andare a coprire, ad attuare parti specifiche di politiche in campo agricolo, ambientale, di governo del territorio più in generale, che hanno un quadro normativo, un contesto proprio normativo, no? Cioè ci sono delle cose scritte a livello europeo, nazionale e regionale che devono essere attuate, e l'end support in questa fase tenta appunto a supportare il decisore, a renderlo trasparente questo processo di decisione in questo contesto normativo. Ma potrebbe non esserci il contesto normativo, io penso al consumo di suolo, no? In Italia nel caso non c'è un contesto ancora normativo, ancorché anche chi vi parla ci ha lavorato, insomma, in sede ministeriale. Quindi lo sforzo è immaginare di individuare strumenti tecnici, e Angelo ne ha presentati, sono 100 credo che siano stati immaginati del progetto, strumenti tecnici che ci permettono a chi attua politiche nel proprio settore di competenza, che può essere l'urbanista a livello regionale, comunale, il regionale o a livello nazionale, così come quello europeo, strumenti che permettono di attuare pezzettini di quelle politiche, che non è immaginabile che una norma venga completamente attuata, ma danno risposte tecniche a quesiti che non hanno risposta in quel momento, in quel contesto, che potrebbero averlo. Appunto pensa al consumo di suolo, appunto dici consumiamo questo suolo, ma che tipo di risorse ecosistemiche stiamo consumando, per darne poi una trasparenza. Mi è piaciuto molto l'intervento del Comune di Nonopoli, insomma spesso si mistifica, si nascondono i dati, invece le piattaforme di questo genere rendono trasparenti a livello europeo, nazionale, locale, al cittadino il dato. Quindi lo sforzo, più che immaginare, deve essere molto finalizzato al contesto normativo in cui si opera, capire che cosa si potrebbe, per esempio, no, direttiva nitrati, un tema forse molto più agricolo ambientale, però si sa, in zona vulnerabile si supera i 50 mg, facile, però ci sono altri aspetti. Che tipo di pratiche per evitare la lisciviazione del nitrato nelle falde? Quali best pratiche agricole realizzare? Ecco, ho fatto una similitudine, e anche Angelo nella sua presentazione l'ha fatta, bisognerebbe immaginare questo. Che tipo di strumento può rendere disponibile per attuare uno spicchietto delle politiche che ognuno di noi fa a casa sua, nel suo contesto lavorativo? Non so se sono stato chiaro.
proprio sull'argomento nitrati, visto che chiaramente stiamo andando di fronte a una nuova procedura di infrazione, tra l'altro con polemiche varie su come verrà costruita, però proprio in Regione Campania si è posto un problema importante sulla gestione dei nitrati. C'è stata una delibera che ha ampliato le aree vulnerabili e noi dovremmo proprio anche tramite questo strumento riuscire a guidare poi le amministrazioni nella pianificazione delle aree vulnerabili, perché altrimenti poi ci troveremo sempre in continue contestazioni. Perché dico questo? Che nel tool che riguarda i nitrati probabilmente manca un dato, cioè quello di riuscire a capire anche qual è l'inquinamento di altre fonti. Per cui probabilmente alcune questioni vanno gestite a livello territoriale un po' più ampio, non guardando solamente allo specifico agricolo. Sulla parte inquinamento acque, chiaramente anche lì si può far molto, ogni due anni noi abbiamo il rapporto ISPRA sull'inquinamento delle acque e probabilmente a noi agricoltori serve qualche dato in più, perché spesso e volentieri poi non si riesce a dare una risposta effettiva su quello che occorre fare poi per diminuire l'inquinamento. Anche qui ci sono anche sovrapposizioni con altri settori, però è importante che poi alcuni strumenti riescano a fornire poi delle indicazioni specifiche su come operare sul territorio. Sì, raccolgo diciamo le giuste osservazioni di Fabio precedentemente riguardo all'aspetto del cibo. Insomma, io quello che volevo dire è che ovviamente Slow Food non è un policy maker, ma è semplicemente un movimento, come dire, un'associazione che ha i suoi scopi etici, insomma, in generale. E quindi da questo punto di vista comprendo perfettamente anzitutto che questo strumento non è rivolto, come dire, a, come decisione del primo ordine alle associazioni, ma appunto ai policy maker. Tuttavia ho riscontrato nella presentazione di Angelo degli spunti veramente interessanti che possono interessare quelli che policy maker non sono. Io parlo della piccola impresa agricola. Adesso getto un attimo la maschera. Nella mia vita, diciamo, lavorativa, io mi occupo di modelli matematici, faccio modelli algoritmi. A parte delle curiosità tecniche che poi magari potrò soddisfare in separata sede. Tempo fa diedi a un mio studente di informatica una tesi su un modello che consentisse di coniugare l'impatto ambientale che alcune decisioni, adesso dico l'uso dei fertilizzanti, irrigazione o altre scelte di gestione, non di investimento, torno un attimo su questo tra un secondo, avevano in termini da un lato di produttività, quindi come impatto economico, e dall'altro come in realtà impatto di tipo ambientale. Il modello era veramente più un giocattolo che altro, ma sono consapevole che si può fare molto di più. Dal punto di vista diciamo, da quello che ho visto, appunto mi ha incuriosito molto l'aspetto che è stato descritto, diciamo, io agricoltore posso, o potenziale tale, posso andare a vedere una certa area, identificare le caratteristiche climatiche, le eventuali previsioni a medio lungo termine, fertilità del terreno e così via, e individuare, per dire, quale tipo di investimento. Probabilmente avrò abbastanza dati anche per gestire, acquisire le informazioni, non certamente interagendo e suggerendo in qualche modo, ma acquisire informazioni che si trovano su questa piattaforma per viceversa prendere decisioni informate su quella che può essere la gestione. E mi chiedevo appunto in che misura questo fosse possibile, e anche considerando adesso il ciclo, per dire, degli inquinanti, no? Dei nitrati, adesso è stato detto, la decisione che il singolo agricoltore potrebbe operare ha appunto effetti da un lato sulla resa, dall'altro sull'inquinamento, che forse possono essere utilmente monitorati. Tutto qui, insomma, non è che immagino che appunto l'utilizzo del tool, tra l'altro appunto avendo cooperato anch'io in progetti europei, so bene che poi c'è un capitolato, diciamo, di cose che va fatto e altre che non sono richieste o non sono previste. Sì. Quanto detto, come amministrazione stiamo cercando di mettere in piedi alcune iniziative che spero trovino la possibilità di agganciarsi a quello che state
sviluppando, in particolare la convenzione che abbiamo stipulato con l'ISPRA proprio per l'uso dei dati satellitari e la loro interpretazione per cercare di colmare questo gap di conoscenza che abbiamo. Ma parlo anche di un'iniziativa che si è agganciata ad una più generale iniziativa della Regione Lazio per quanto riguarda le aree produttive ecologicamente attrezzate. Questo termine di aree, che addirittura risale a Bassanini fine anni 98, sembra che si stia avviando nella Regione Lazio, ci sono altre regioni che ovviamente sono andate molto più avanti, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, però è uno spunto piuttosto interessante, perché in questo caso ecco, sono le aziende che in qualche misura si promuovono sul territorio per organizzarsi dal punto di vista ecologico, e gli enti locali, in questo caso anche il parco, l'area protetta, di diritto partecipano a questa piana. Noi l'abbiamo promossa investendo, perché abbiamo dato incarico a dei professionisti di sviluppare, c'è stato un piccolo bando praticamente giusto per finanziare la fattibilità di una PEA, abbiamo chiamato la PEA Castelli Romani, orientata in maniera specifica per quanto riguarda le aziende che si dedicano all'olivicoltura e viticoltura, cercando in questo contesto sia una produzione di maggiore qualità, ma soprattutto facendo entrare alcuni argomenti legati all'economia circolare, ovvero alla utilizzazione dei sottoprodotti in maniera tale da ridurre al massimo quelle che possono essere qualsiasi genere di rifiuto, ma si parla dalle remaglie ai polifenoli, per esempio, dei prodotti dell'olivicoltura che possono essere utilizzati in campo farmaceutico. E qua si è aperto un fronte abbastanza largo che sì, certo, si innesta con quella che è la modellistica che in qualche misura avete prospettato. La mia domanda è, ecco, come si riesca poi questa complessità in qualche misura a gestire, perché in effetti non è che si tratta, uno si mette davanti al computer, mette qualche cosa e esce fuori, insomma è un qualche cosa che in genere necessita, no, uno sviluppo piuttosto lungo e appunto complesso. Ci aggiungo quest'altro elemento, alcune esperienze che già sono abbastanza avanzate in altri paesi, in particolare per quanto riguarda la Francia, delle cosiddette vigne nomadi, rispetto ai cambiamenti climatici, il nostro territorio, che come Castelli Romani, appoggiandosi sul complesso vulcanico, è più alto rispetto al resto, noi di fatto siamo circondati da vigneti che ancora resistono nelle zone più basse, ma in una prospettiva a lungo termine si parla appunto di una possibilità da quantificare in termini di cambiamento climatico, quanto diventano appetibili i territori a quota più elevata per lo sviluppo di una viticoltura di qualità. E quindi a questo un altro elemento che vorremmo aggiungere in un programma a lunga scadenza di valorizzazione dei suoli, a cui ci aggiungo un altro elemento, quello là, durante appunto la formazione di questa APEA, di questa area produttiva, i contatti avuti con aziende specializzate in questo settore, tipo la Novamont, per quanto riguarda il riutilizzo, l'utilizzo di sottoprodotti e l'utilizzo in particolare di aree marginali. Purtroppo non abbiamo trovato la situazione che fa il nostro caso ancora, però gli esempi che ci sono stati riportati di aree marginali che vengono attualmente coltivate per la produzione di bioplastica, campi di cardi che non avevano nessun valore, o comunque aree marginali che non avevano nessun valore, hanno assunto invece un valore per un discorso comunque ambientalmente importante. Ecco, io spero che ci sia la possibilità di agganciarsi, però le aree pilota in qualche misura le avete trovate, il nostro contributo può essere quello di sentire come si sviluppano questo tipo di processi nelle altre aree, è quello di poter noi conferire un qualche scampolo di esperienza. Ecco, come ci si organizza poi nel prossimo futuro del progetto? Scusate, io vi saluto perché ho un volo nel pomeriggio, devo lasciarvi. Comunque volevo ringraziarvi ancora per questo invito, complimenti e siamo qui. Niente, mi sembra che i tools previsti da questo progetto siano sicuramente
interessanti proprio appunto come supporto alla decisione per gli amministratori locali. E volevo appunto richiamare un'esperienza analoga di cui però probabilmente siete già a conoscenza, anche perché visto che Ispra ovviamente partecipa attivamente al progetto, lo stesso professor Terribile aveva partecipato al seminario conclusivo, ed è questa esperienza del progetto LifeSan4CP che effettivamente ha si è posto degli obiettivi simili, cioè quello di fare una valutazione sia in termini biofisici che economici del valore di alcuni servizi ecosistemici, ovviamente una selezione, non tutti, quindi alcuni dei principali servizi ecosistemici forniti dal suolo, nonché anche la predisposizione di questo strumento che consente anche agli utenti, diciamo non esperti, ma utenti che hanno una minima conoscenza del GIS, di effettuare delle simulazioni di come appunto una trasformazione del suolo va a modificare appunto i servizi che vengono offerti dal suolo stesso. Quindi l'ottica mi sembra sia effettivamente analoga, mi sembra che appunto tra gli strumenti ci sia anche una previsione di valutazione anche economica di questi servizi ecosistemici. Niente, direi il progetto si è concluso, ovviamente lo strumento predisposto che ritengo abbia già raggiunto buoni risultati, ha sicuramente ancora molti aspetti che devono essere approfonditi, quindi credo che se c'è la possibilità, l'interesse a creare delle sinergie, c'è ovviamente la massima disponibilità a appunto interloquire, scambiare le informazioni. E, ecco, invece una domanda. Ovviamente uno strumento di questo tipo ha la necessità di poter utilizzare dei dati che siano costantemente aggiornati. Quindi sicuramente i dati Sentinel, questo lo consentono, però può darsi ci siano appunto tutta una serie di altri dati che comunque devono essere man mano implementati, che dovranno man mano essere aggiornati. È previsto appunto in qualche modo già un sistema, un meccanismo di continuo aggiornamento delle basi dati, oppure diciamo che viene demandato all'utilizzatore la possibilità di andare direttamente eventualmente a implementare la base dati con dati in proprio possesso. Grazie. Dunque, sempre per essere molto operativo, certo, prendiamo atto del fatto che i dati socio-economici non ci saranno, mi pare di aver capito Fabio. Alcuni. Ecco, quindi è chiaro che questo purtroppo è un limite, se vogliamo, anche perché dal punto di vista, diciamo, del pianificatore urbanista, e qui parlo stavolta da tecnico, certo sarebbe stato utilissimo capire per esempio perché certi territori sono in abbandono e altri invece subiscono delle pressioni in funzione di questi elementi che dicevo prima. Allora, detto questo, però voglio cercare di essere utile e in questo senso credo che l'esperienza del forum sulla questione il censimento del cemento, non so se ne avete sentito parlare, cioè 7 anni fa, abbiamo mandato tutti gli 8.000 comuni una scheda che avevamo compilato in alcuni di noi per chiedere ai comuni quali fossero gli edifici non utilizzati e soprattutto, questo che interessa di più il tool pianificazione, credo, quali fossero le aree previste dai piani regolatori edificabili non utilizzate. Ecco, questo credo che sia, lo pongo all'attenzione insomma di chi alla responsabilità del progetto, sia un dato assolutamente utile. Perché dico questo? Perché nell'ambito
del mio contesto territoriale, Regione Marche, ho fatto io una ricerca sugli 11 comuni superiori ai 30.000 abitanti ed è venuto fuori un dato clamoroso che nemmeno la Regione sapeva, che conosceva, che era quello della possibilità edificatoria per circa 500.000 abitanti nuovi nelle Marche, tenendo conto che noi siamo 1,5 milioni tutta la Regione. Quindi voi capite che questo dato, dal punto di vista appunto della pianificazione e della gestione del territorio, credo che sia un dato che non possiamo assolutamente ignorare. Quindi ecco, mi auguro che ci sia questa possibilità di inserirlo, perché non è chiaro, ecco, se all'interno di quel tool c'è anche questo tipo di elemento. Fra l'altro è un dato che dovrebbero avere tutti i comuni, perché appunto ormai tutti i PRG sono fatti con GIS, quindi insomma non sono poi dati così difficili da reperire. Lo dico proprio perché lo ritengo assolutamente significativo nell'ottica del miglior successo del progetto. Poi naturalmente c'è tutto il capitolo di dati ambientali, e qui parliamo di quei dati relativi all'inquinamento dei suoli, all'inquinamento dell'acqua, dell'aria. Ci sono delle esperienze interessantissime dell'autoacquisizione da parte dei cittadini di questi dati ambientali. Ad Ancona sta succedendo questo. L'Associazione Italia Nostra ha dotato alcuni cittadini di questi apparecchi per monitorare, diciamo, l'inquinamento, e chiaramente questo, se guidato, insomma, non è che deve essere un processo ovviamente lasciato così alla libera iniziativa, ma se organizzato e guidato può produrre dei dati veramente interessanti che i comuni non hanno a disposizione. Finisco con la questione invece dei modelli. Qui mi limito soltanto ovviamente a una considerazione. Io credo che più questi modelli hanno la capacità di integrare tra loro questi dati e quindi di metterli a sistema, e più questi modelli avranno successo di portare in porto delle informazioni aggregate significative in previsione sempre, e lo guardo appunto da pianificatore, di una corretta e buona pianificazione, oltre che di una consapevole pianificazione, appunto. È chiaro che il progetto non si può occupare di tutto, però qualche curiosità c'è. Sulla parte emissioni e assorbimento di CO2, più o meno che tipo di impostazione si può dare e che tipo di approfondimenti? È evidente che una delle questioni che ci occuperà maggiormente ad andare al 2030, lo dico anche in funzione poi dell'applicazione dell'agricoltura conservativa, quindi riuscire a avere comunque dei dati che ci permettano di capire su quali suoli si può implementare un certo tipo di agricoltura, semina su sodo, altro, oppure avere una quantificazione per bacino di utenza, faccio l'esempio sempre della Campania, lavori intercomunali che ci permettono di dire un impianto a biogas permette di risolvere tot problemi a tot allevamenti, cioè avere qualche proiezione che ci permette comunque di dare delle risposte anche in termini di emissioni, cioè avere un po' un parametro che fa capire un po' le aziende come si devono poi muovere sul territorio per raggiungere alcuni obiettivi. Tra l'altro andiamo avanti incontro all'UCF che ci dice anche che l'agricoltura deve in qualche modo equilibrare emissioni e assorbimenti, quindi è tutta una sfida che è importante affrontare anche nel progetto.